Mm-hmm. <laughs> Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati con Trading Power, qui tutti vogliono dollari, tutti stanno comprando dollari, leuro dollaro è sceso sotto 1,19, Gold 1306, comunque tanti tanti movimenti si stanno già accendendo, tra un po' seguiremo anche eh, i dati macroeconomici, vendita al dettaglio delle 14.30, insomma anche oggi Trading Power, andiamo con la sigla. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati, mamma mia, qui già... <ride> Stanno succedendo delle cose interessanti, adesso, adesso andremo a vedere con ordine per bene tutto quello che sta succedendo alle mie spalle. Ricordo sempre le immagini in diretta da New York che si sta svegliando quindi, tra un po' seguiremo i dati macroeconomici importanti americani e poi 15.30 apertura di Wall Street. Wall Street che viene da una striscia positiva. Eh, vedo già commenti da casa. Mi raccomando, interagite con noi, condividete la diretta sui vostri profili social. Tutto quello che insomma partecipa, rendiamo, rendiamo sempre più eh, alto il numero degli utenti. Che seguono questa trading power e poi oggi con me c'è lui, c'è lui quindi oggi è un video speciale, speciale c'è Giovanni Lapidari. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao caro, ciao cari, ciao care ciao a tutti ragazzi, buonasera. E ci sono già, già stiamo assistendo dei movimenti. movimenti che stavamo cercando anche prima della diretta di capire, ma non lo so. Tu come interpreti questa accelerazione che c'è stata poco dopo le 13 euro-dollaro sotto 1,19, eh, dollaro yen sopra 110, gold 1306, insomma, un po' eh, su tutti i vari fronti. Grandi notizie, non mi pare di aver lette, ma ho la sensazione che c'è sicuramente i T-Bond. Che devono aver toccato la soglia del 3% di aumento tassi e quindi ci sia stato anche in parte preavvisato dalle dichiarazioni di alcuni membri UE e altri membri Fed che la situazione globale dei tassi richiede una stretta. Probabilmente il mercato ha posizionato dei pendenti al di sotto di determinati livelli e sono partiti degli ordini, in questo caso di ribasso su euro che peraltro aveva fatto un rimbalzo del lungo trend discendente un po' isterico, un po' veloce, e quindi necessitava di ritracciamento, e quindi il test di uno 18,50 ci sta che vi sia in una giornata che peraltro questo sell-off sulla valuta era un po', sia pure da lontano, a mio modesto modo di vedere, anticipato dalla compressione esagerata di volatilità che c'è stata su molti indici azionari a partire dagli europei. E poiché gli indici europei si sono mantenuti in posizione rialzista in quest'ultimo mese, esclusivamente, sono in grado poi, se vuoi, condivideremo gli schemi di dimostrarlo. Grazie al cambio dell'euro, un riposizionamento delle borse in senso di eh, mettere a posto alcuni rapporti di cambio, ci sta che vi sia anche dalle borse in influenza verso le valute, e quindi non che questo movimento. Io sono lì a fare il fenomeno, a dire no, non mi stupisce, l'avevamo previsto tutto come da programma, questo lo lasciamo dire ad altre persone. Però, indubbiamente, la pressione che c'era sui titoli di Stato, guarda, vorrei aiutarti... nel sì, 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 Vediamo, vediamo la tua piattaforma, ecco. Perché, la qua la per, no, 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 non voglio tanto darti la piattaforma. Voglio farti vedere una cosa che ho scritto stamattina. Poi mm. andiamo chiaramente anche a analizzare il grafico sulla piattaforma. Direi che questo 1.18,50 va assolutamente monitorato. Stamattina io ho scritto un editoriale sul nostro sito, sul nostro sito abbiamo una piccola rubrichetta che si chiama Il buongiorno di Lapidari e ho scritto a un certo punto andando a guardare i dati macro di certo i mercati americani sono arrivati sull'azionario su importanti resistenze, così come l'obbligazionario 3% americano è stato di nuovo, per almeno, almeno per ora, un tappo che il mercato rispetta e che probabilmente supererà soltanto quando arriveranno condizioni globalmente più forti. I dati macro ultimamente sono carini. Ho scritto, non va però trascurato che questo livello viene quasi settimanalmente grattato, cioè eroso dalle attese dei risparmiatori. Un nuovo breakout potrebbe far sì che il livello vada a cedere schianto con tutto ciò che ne potrebbe poi conseguire. Questo, a mio parere, ma può darsi che sia in errore, per cui prendetelo, prendetelo eh, col beneficio di in inventario, temo che questo livello del 3% sia un po' andato ad attivare qualche cosa. Peraltro, con una situazione generale di mercati finanziari con dei rati di volatilità sia in Europa che in America imbarazzanti, cioè VStox sotto 12 e sotto 13, eh, range dell'Eurostox 26 punti. È un anno che l'Eurostox a 5 giorni non fa 26 punti, il record era 27. Quindi stiamo battendo dei record di compressione di volatilità e i cambi forse oggi hanno sfogato. Con le attese sulle manovre delle banche centrali, qualcosa che forse poi anche le borse potrebbero piano piano andare a riflettere. Intanto. Eh, saluto. Eh, saluto. No, 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 ma sta, succed sta, succed sta per succedere qualcosa. Anche il discorso volatilità l'hai fatto anche in altra trasmissione, ricordo benissimo. Sì, sì. Eh, hai messo anche di fare attenzione, hai detto più volte: attenzione, attenzione a questa volatilità. Eh, a sì, salutare, sì. vado a salutare intanto chi c'è, Rosi, Agostino, eh, Max, Alessio, Ago, poi c'è Gianni, Martino, Eleonora, Francesco, Vito, Michele, Danilo, Lucio, Gianni, eh, Marco e Fred. E, ehm, poi c'è Fred che scrive, buon pomeriggio a tutti, grandissimo Gianni, complimenti per il tuo video sul 68 e sulla tua morale. Adesso qui c'è qualcuno che fa riferimento a qualche... Sì. Buon no, video. no, c'è un video che ho fatto sul canale YouTube eh, eh, parlando di trading e prendendo spunto dalle Olimpiadi del 1968. È eh, una roba eh, così, papà, pa, pa, roba da pazzi. <ride> Cominciamo Però, a vedere ecco, un po'... Operativa, di... operativamente di... parlando. Vorrei il tuo parere eh, un sell off di questo genere, che adesso si è un po' fermato sull'euro dollaro, era un 1884. Suggerirei, per quel poco che ne posso capire io, di stare attenti a comprarlo. Perché movimenti di questo tipo, soprattutto fatti prima dell'apertura delle contrattazioni sugli indici principali, potrebbero essere anche dei coltelli che quando cadono fanno slippare un po' le quotazioni anche un po' più al di sotto. Farei un po' di attenzione, ecco se mi posso permettere. Io stamattina quando ho aperto i monitor il PC, ho acceso i monitor tutto il resto, ho visto il T-Bond al 3%, mm, mm, già lì ho detto no. No. già <ride> oggi potrebbe succedere, perché abbiamo visto, tutto da lì è partito poi, insomma, sono venuti dietro il, eh, gli acquisti sì, di dollari sì, dopo sì. che il T-Bond, il decennale ovviamente, poi non parliamo del biennale che sta a dei livelli a 2007-2008, se non ricordo male, e quindi ancora eh, situazione più eh, così intrigante da, da monitorare da monitorare eh, tra altre cose, prima della diretta, già stavo parlando con, eh, con Giovanni. Stavo discutendo insieme di un articolo che faccio vedere dal sito di Class CNBC. Dove Goldman Sachs dice: Something strange is happening. Qualcosa di strano sta succedendo con l'economia che potrebbe vedere un salto dei tassi di interesse. Perché in questo articolo si parla praticamente del budget, del deficit americano che è a livelli mostruosi e il tasso di disoccupazione, che solitamente, e c'è un grafico che faccio vedere eccolo qua vedete eh. dal secondo dopoguerra ad oggi eh, hanno preso strade diverse solo in periodi in contesti di guerra e quindi dicono questo è da goldman sachs insomma si aspettano questo potrebbe spingere sappiamo che una notizia un riferimento ora non voglio dire che questa è la news è eh, per carità un riferimento ad un possibile rialzo dei tassi significa apprezzamento della moneta di riferimento in questo caso quindi il dollaro e quindi il T bond pure decennale 3%, insomma un mix, niente male. Giovanni, quindi devo dire sì, in questo sì. momento l'equity, l'azionario in tutto questo, come lo incastriamo a Wall Street? L'equity lo incastriamo, a Wall Street lo incastriamo che deve cominciare a essere un luogo fatto da persone un attimino più ragionevoli. I mercati sono molto tirati però eh, soprattutto quello che stanno facendo, noi forse anche nella scorsa trasmissione ne abbiamo un po' parlato, ovvero, ma come farà la borsa americana a continuare a sopportare un dollaro così forte? Perché se è vero, come è vero, che indubbiamente il dollaro forte riflette sia l'aumento dei tassi di interesse, la struttura del programma Fed, ma anche e soprattutto il fatto che l'economia ha dei numeri forti, e quindi si compra attività in dollari e quindi in America arriva della valuta. Ma in termini di export, l'America può continuare a, scusate, a esportare con una valuta così forte, andando soprattutto a vedere poi che cosa di buono il calo dell'euro ha fatto sostenendo i nostri indici di borsa. Quindi io credo che il discorso del 3% dei tassi, che già nelle settimane e nei mesi scorsi aveva un po' sorpreso i mercati e dato fastidio potrebbe essere il vero market mover. Non più tardi di fine ottobre io ero al Tolexpo a Milano e dissi guardate che il 2018 sarà l'anno della volatilità da un lato, adesso lo diciamo tutti, e anche dei tassi di interesse. E io credo che come tu stai giustamente facendo notare anche con questo articolo di Goldman Sachs che richiama anche dati macro, penso che il market mover quest'anno sarà uno dei mercati che, forse noi trader intraday abituati allo scalping, alla velocità di strumenti come Dax, Nasdaq e Dow Jones trascuriamo, ovvero il mercato obbligazionario. Vero. Tanto infatti che sono giorni che le obbligazioni anche in Europa stanno scendendo di nuovo un boom de debole, eh, manovre sullo spread, è vero che qui gioca o premiano le attese sulla situazione politica italiana per le quali siamo bastonati. Comunque anche oggi mi sembra che la comunità europea non continui. Continui a ricordarci che siamo dei pessimi alunni di scuola e lì, vabbè. Financial Times mi sembra che la stampa non stia dicendo che l'Italia sta facendo i compiti giusti. Poi è chiaro che gli italiani lamentoni catto comunisti. E problematici continuano a dire che i poteri forti ce l'hanno con noi, eccetera, eccetera, quando è chiaro che ci stiamo mangiando anche i peli del naso a forza di continuare a espandere la spesa pubblica e non fare mai nessuna riforma. Ma probabilmente questo è funzionale a un disegno più grande. Ma detto questo, tornando su temi tecnici, io ritengo che il mercato sia un mercato che sui tassi di interesse ci darà delle indicazioni molto attendibili, forse non facili da leggere. Ma di certo sicuramente da monitorare con attenzione e a proposito di Equity Wall Street, leggevo anche un altro articolo interessante sul sito americano che l'indice Russell 2000, 2000 quello che praticamente racchiude le, le mid cap, quelle le aziende, diciamo, non quelle multinazionali che troviamo sugli indici maggiori è da preferire proprio in un contesto di dollaro forte, perché le multinazionali fanno affari con l'estero e quindi ovviamente l'andamento della valuta dollaro incide, come hai detto tu, sull'export. Invece il 2000, infatti, mi sa che è pure vicino ai top assoluti e quindi insomma, si è mostrato abbastanza Sì, è bene. molto vicino sui massimi anche perché è per poco poco scambiato, quindi sotto questo aspetto la sua relativa poca liquidità lo rende più interessante per operazioni di posizione e comunque credo che un po' come la tecnologia ci sta dicendo, sicuramente le aziende che hanno più margini, quali appunto le high tech oppure le micro aziende o le piccole aziende, non diciamo, non diciamo eresie, sono sicuramente da preferire rispetto soprattutto alle aziende non tanto grandi quanto alle aziende industriali. Ad esempio, considerando anche un discorso di rialzo dei tassi di interesse. Il rialzo dei tassi alle banche male non ha mai fatto. Mentre fa molto male, sarebbe un discorso un po' troppo lungo per la trasmissione di oggi. Metterci, metterci ad analizzare la provvista che le banche europee hanno negativa in, in Banca Centrale Europea, dove l'Euribor è, è sotto lo zero, per poi andare a prestare del denaro che è difficile prestare contemporaneamente al fatto che comunque una, un minimo sindacale di remunerazione sui conti correnti va dato e questo comprime i margini. In termini quindi di incremento di tassi di interesse, l'obbligazionario ovviamente dovrà ancora calare, non è calato a sufficienza, non basta cioè un 3% per dire veniamo via dalla borsa, ma ci vuole molto di più, ma probabilmente forse in prospettiva anche un andamento molto più prudente sulle aziende industriali che sul tecnologico. Piuttosto che sulle start-up, piuttosto che sulle banche, andrà a mio parere. A proposito, da a proposito di aziende, scusami, Giovanni, proprio le vendite al dettaglio. Appena uscito il, il, la statistica, il numero delle vendite al dettaglio che ad aprile è stato in linea con quelle che noi attese. Vedete 03 contro 03 atteso. Atteso, comunque si scende dal precedente 06, su base annuale siamo 4,7 contro il 4,5, qui almeno manca il consensus. Ex auto, tolte le auto invece c'è un calo 03 contro 05. Tutto sommato. Insomma, leggermente in linea o qualcosina sono un po' contrastato. Insomma, c'è questo qui. Poi c'è anche il New York Empire State Manufacturing Index 20.10 contro il 15. Questo è positivo. E l'euro sta accelerando al ribasso. Quindi ancora una piccola ondata. No? In sì, maniera clamorosa. Ci, tanto, sono, ci sono perché... ancora movimenti. Vediamo un po' di grafici. Allora, vediamo, vediamo un po' la situazione. Quindi cominciamo dall'euro-dollaro quindi magari vediamo dalla piattaforma ovviamente euro dollaro, dalla piattaforma, eccola qua si sì, è un, sì, un po' frizzato chiudo saluto gli ultimi che sono arrivati Matteo, Carlo, Francesco, Mirko Carlo De Santis altro, quanti Carlo, c'è Gianluca anche buon pomeriggio, Roberto, Marco Fabio, Fred e vediamolo, vediamo, vediamo questo euro dollaro che poco fa ha aggiornato è proprio eh, l'euro dollarino eh, Ciccio è eh, messo male per oggi Cosa è stato rotto per oggi? Ai ai ai. Brutta la rottura della media mobile a 200 periodi H1 su questo livello estremamente fondamentale che vi vi evidenzio che è 1.1920. Non piace ciò che si è visto, ma del resto anche lo strappo rialzista era uno strappo all'interno di una decadenza e poi soprattutto è un mercato chi guarda i tassi e sa che l'aumento dei tassi, o comunque la recrudescenza dei tassi può venire dall'America e pertanto la va a leggere qua. C'era qualche segno di divergenza, ma in generale questo rimbalzo su questo trend di discesa di euro che andiamo a identificare grosso modo qua era un po' inclinato troppo, cioè era un po' troppo bello come rimbalzo per quanto l'euro di base è brutto e pertanto vi suggerisco di porre estrema attenzione fra questa linea che scende e questa linea che sale su questo incrocio qua un, del resto molti l'hanno visto 1.18.50 è un livello importante a mio parere troppo chiaro da vedere sai amico mio cioè lo vedo questo 1.18.50 chiunque ha un minimo di dimestichezza sul grafico del forex ce l'ha in testa ti dico come potrei pensare Faccio un Fibonacci al contrario. Direi che l'euro, forse sotto 18 è più figo da comprare. Mi voglio però andare a chiedere anche una conferma sui segnali della dashboard, dove a questo punto su euro dollaro 18,65/18/14, vi segnalo 1,17,70 meraviglioso sarebbe un eccesso anche domani un 17,30 se invece torniamo sopra 1,19,178 visto che ha detto 1,19,20 la macchina mi aiuta proprio a segnalare questo livello mm -hmm. questo invalida la pressione rialzista quindi 1,19,20 direi che è un'importante zona di perdita di equilibrio e che in caso di rimbalzo da vedere come resistenza Bella, bella, vedete, vedete eh, la Lapidari Dashboard che tra altre cose dopo domani c'è cioè l'appuntamento dal vivo da Milano sì. quindi cioè, giovedì, giovedì C'è la, la nuova versione che questa è la penultima c'è cioè la nuova la faccio vedere proprio dal vivo do, dopo domani a Milano ah, vedi, vedi vedi grande novità quindi insomma ho già letto tra i commenti qualcuno che dice che sarà lì presente fisicamente a questo appuntamento domani giovedì, giovedì 17 presumo non so se ancora ci comunque c'è ancora collega, un co sì, sì giovedì 17 no no se c'è ancora disponibilità di posti ma mica qualcosa sì ma mica tanto c'è un collega che giustamente segnala di fare attenzione all'oro la, la rottura di 1308 è visibile sinceramente e al di là di tutto mi sembra che siccome oro cioè bisognerebbe veramente andare proprio esclusivamente con l'euro ho fatto uno studio stamattina fra oro e euro che mm -hmm. la performance dell'oro è tutta fatta sul cambio, cioè se compri oro in dollari non ti proteggi comprando euro, perdi e basta. Cioè, Ma io compro l'oro per protezione, se non proteggi il cambio dell'oro, sei quindi di fronte a un dollaro forte. Ha perfettamente ragione Fabio Cantoni. Mi sembra di leggere sul tuo canale YouTube sì, il sì, suo sì, commento, Fabio, Fabio. Mm -hmm. di stare molto attenti a ciò che dice Fabio. Che questo 1300 è tanta roba, segnalo anche che questo 1300 siamo proprio anche su un minimo estremamente importante, perché abbiamo il minimo di febbraio, che già l'oro ha testato ai primi di maggio, da cui si è avviato questo rimbalzo molto frattale, molto, molto poco virile, assai effeminato. E direi di stare attenti se andiamo sotto, perché, perché questo grafico mi sembra molto poco, molto più un grafico da... da Insomma, <ride> altre cose, ecco. Ora io intanto ho, queste battute, ho queste battute totalmente politicamente scorrette che spero mi verranno perdonate. Ma al di là del fatto che sono un Tamarro, il Tamarro, comunque, è il livello del 50% di Fibonacci di tutto questa struttura di rimbalzo, siamo partiti a 1235. Ve lo sta segnalando, per cui fate estremamente attenzione perché, al di là de, de, degli aggettivi, le cose qui non sono molto belle. E direi anche e soprattutto di monitorare l'andamento di questa linea un po' strana che vi traccio una multi pivot, perché direi che una rottura di oro di 1300. Bisogna probabilmente accompagnarla nel frattempo, vedo che euro-dollaro gli stiamo portando una grande sfiga perché quando abbiamo cominciato a parlare, si è perso altri 20 pip e ha rotto il pivot 3. Sta veleggiando a 1.1861, e 61 quindi quel 18 ,50. Boh, non ci so, siamo, potrebbe anche ci non bastare siamo, eh, Ci siamo, siamo lì oramai, 18.60, 10 pips. Sono rimasti 10 pips a distanza sì, da sì, quel davvero, livello, no, no. ma è dollari, pure il dollaro yen sta partendo a rialzo: 110,26, eh, la sterlina sotto 1,35 sterlina contro dollaro. australiano New Zealand, tutti comprano dollari, vogliono dollari, volano dollari sì, in sì. questo momento. Tutti a sì, caccia sì, di volano. dollari, anche USDC, 1,28,50, massimi, massimi proprio, massimi eh, in giro per il mondo su tutti quelli che sono gli asset anche francesco attenzione vedo che... quindi ai, ai listini americani perché non esatto. so se hai visto come stavano messi i future americani stanotte alle 8 cioè stamattina alle 8 quando abbiamo visto l'apertura dell'Europa stavano già a meno 0.30 io direi di fare molta attenzione quando la mattina alle 8 vedete l'America malino e che non riesce a risollevarsi nonostante che l'Europa oggi è stato lo Zeb a si allegra oggi abbiamo un'Europa allegra banche sull'Eurostox potentissime in Italia, eh, a livelli assolutamente non effeminati, molto verticali, eppure l'America non ha fatto un passo né a Nasdaq né Dow Jones. Quando fanno così, bisogna stare attenti. È un po difficile 54 eh, occhio occhio l'euro, occhio l'euro. Si, sì, anche l'America sta sui minimi. I futures ovviamente che adesso ancora di aprire, vedo che stanno spingendo al ribasso futures americani. E, eh, insomma, è tutto tutto a favore di dollaro, tutto tutto dollaro. E eh, con il discorso invece tanto Gianni scrive, buongiorno, allora, perché, abbiamo, eh, eh, perché abbiamo comunque un meno 0,60 di Nasdaq 64 meno 0,39 di SP: meno 0,48 di Dow Jones, la compressione di volumi e di volatilità a livelli veramente ridicoli. Oggi potrebbe sfogarsi. Non vorrei che stamattina io sia stato un po' menagrammo nell'analisi che ho fatto per il nostro sito, per i nostri abbonati, ma ho la sensazione forse potrei averci preso, forse è eh, mai montarsi la testa. Gianni, Gianni chiede la sterlina. Gianni da Facebook, su Facebook, sterlina Beh, dollaro che in questo GB... momento sotto 1.35 GBP USD, sì. e soprattutto di sterlina dollaro oh... E il fatto che c'è un, una debolezza importante. Proviamo a fare un gioco: uniamo questi due minimi qua, trasciniamo la linea. Queste linee, io ho imparato a farle, ci cioè ho studiato un po', le sanno fare in pochi perché sono molto strane, tagliano i grafici a volte in un modo molto, molto particolare. Sono proprio le linee che vi fanno trovare i punti di equilibrio più, più nascosti. 1, 35 20, a mio parere, gli è un po' suonato a morto, gli ha un po' dato fastidio. Come nasce quella e, linea sì. Tracciando hai preso due minimi, cioè, tu, due minimi, tu vai minimi. molto indietro nel tempo e cerchi di prendere due minimi, in questo caso sono decrescenti. Puoi prendere anche due massimi crescenti, ti cambia poco. Se prendi massimi crescenti, capisci che sulla stellina si stava modificando qualcosa perché hai uno, due, tre. 4. Non ti serve di andare troppo alla ricerca. Hai un 5 che ti conferma che c'era una espansione di volatilità, guardando questi, questi 4 e una compressione di volatilità, come fosse una matriosca, un triangolo dentro un megafono. Quindi, che sulla sterlina le cose sarebbero andate in maniera un po' particolare. Era non dico scritto, ma il grafico preannunciava incremento di volatilità. E noi sappiamo che la volatilità non spinge mai verso l'alto. Guardiamo cosa è successo qua. Qui c'è stato un primo target, quindi anche settimanalmente un eventuale recupero delle valute che col dollaro stanno soffrendo ha comunque un 36 e 35 circa. Vedete che il mercato, questa linea orizzontale l'ha temuta, vi si è sempre avvicinato, non ha mai provato. Io credo che l'America su questa forza del dollaro dovrà un attimino darci un'occhiata perché potrebbe dargli molto fastidio, molto fastidio, ma al tempo stesso probabilmente il mercato non è ancora maturo per un'alternanza fra le valute che hanno beneficiato dal rimbalzo recente e dal calo recente del dollaro, perché il dollaro forse la sua forza deve ancora mostrarla e questa sarà una forza che farà male a tutti i mercati, perché se da un lato la forza del dollaro potrebbe svalutare l'euro, noi non abbiamo un'economia forte da godere della svalutazione esatto. a livello europeo, troppe teste che pensano troppi fenomeni in giro, politiche fiscali troppo differenziate fra loro, per far sì che tutto questo faccia quello che invece in America, dove che comandano in due, questa unitarietà può promuovere di più. Quindi una forza del dollaro, uno storno delle borse americane, perché prima o poi questo lo devono fare, è evidente, e quindi manca soltanto una causale che non sia qualche lancio di missile o qualche eh, imposizione di dazi. Questo potrebbe poi far male al resto anche... De, del mondo, a partire per esempio dai paesi emergenti, che sul discorso della forza eh. del dollaro patiscono eh, 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 <ride> molto, per cui attenzione: che il 2018 non è finito. Intanto, questa è la mia sensazione, è mia sensazione. Questo, eh? No, siamo Però appena è appena cominciato, assolutamente. No, eh, perché. <ride> Vuoi terminare la domanda? O, sentiamo di Fred. C'è Fred che chiede di australiano yen un Fibonacci su Australiano Yen. chiede Fred. Allora lo andiamo subito a fare. Prendiamo il grafico di sterlina, Ci mettiamo l'Australia contro lo yen. Lo sistemiamo. È eh, che... ah, interessante, interessante. Ti vado a fare questo, ti vado a fare questo. Guarda l'importanza di questo massimo qua. Tiriamo una linea orizzontale su questo massimo. Vogliamo andare a fare un Fibonacci. In questo momento ciò che dobbiamo andare a fare è questo film. I vecchi massimi con i vecchi minimi. Guarda dove passa il 38. Mm. Qua. 84 mega prezzo. Guarda dove passa il 23.6 dove siamo adesso, dove c'è anche la media mobile a 200 periodi sull'H4. Sarà il caso che l'Australia alla svelta, pur il problema è che patisce molto il dollaro, e si risollevi. Ma l'Australia può avere un problema su questo cambio: che se le borse americane scendono, lo yen si rivaluta perché chiudono i meccanismi del carry trade, cioè ci si indebita in yen per comprare dollari. E quindi, poi a un certo punto, se le borse scendono, si riesce dalla provvista di yen, si va a comprare yen. In parte si vende dollari, quindi anche la forza di dollaro in questo momento è bilanciata dalla forza di yen, e quindi l'Australia sta lì. Però attenzione che il cambio è su una struttura tecnica un po' delicata, a mio, mio modo di vedere. Poi c'è Carlo che scrive: se il dollaro si rafforza prima dell'aumento dei tassi USA, potrebbe anche slittare l'aumento stesso per evitare di rafforzarsi ancora e creare problemi alle esportazioni americane? Beh, la domanda è molto competente e molto interessante. In linea teorica, sì. La mia sensazione è però che la Fed, più si va avanti nel tempo e più questi tassi che aveva promesso di fare per il 2018, bisogna che li metta in ponte. E soprattutto direi che con le ultime trimestrali, loro hanno visto che comunque la forza dell'economia c'è, quindi un aumento lo possono fare. In parte il mercato è vero che queste cose già le sconta, ma da quello che stiamo vedendo mi pare che questo aumento ormai sia difficilmente eliminabile. E questo potrebbe portare alle difficoltà di cui appunto stiamo parlando adesso. Poi oh, c'è Federico che parla del nostro indice Ita 40. Ovviamente il Fuzzi Mib che scrive: Ma Ita 40, con questo non governo, ha più fiducia e sale. E qui oramai ah, è diventata allora, una mattina, barzelletta. Mattina, questa tutto. cosa qui del. È una barzelletta che, però, ha una spiegazione. Io vi do una spiegazione da, 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 per, da persona brutta quale io sono. Allora, se io devo pensare. Di, se, di, di dare credibilità al professor Luigi Gigetto Di Maio che dice Mattarella darci qualche giorno di tempo che stiamo scrivendo la storia vuol dire che io vivo in un film totalmente irreale gli investitori mettono soldi veri vivono in un film reale questo è il governo del presidente Mattarella che prende ordini dalla presidentessa della comunità o dell'Unione Europea che prende ordine a qualcun altro prima di lei. Non è per fare del complottismo, è la realtà, altrimenti l'Italia non sarebbe nelle condizioni in cui è. Per cui, che venga Salvini, che venga Di Maio, che venga qualcun altro, si sono fatti di nomi anche di persone molto competenti, illustri, ma sono tutti dei prestanome, sono dei prestanome, noi non abbiamo più la sovranità da tempo. E però... Oggi abbiamo visto le banche europee far salire tantissimo il nostro indice, perché noi guardiamo l'indice, ma bisogna vedere cosa c'è dentro l'indice. E dentro l'indice c'è banche. E oggi le banche europee sono arrivate a un certo punto, l'Eurostox Banks, io ce l'ho chiaramente su una piattaforma di mercati ufficiali perché è uno strumento poco tradato. Sulle piattaforme perché è un future anche mo poco liquido, quindi anche i broker giustamente devono fare altri tipi di strumenti. E, e, Lo Stox Bank stamattina era partito da 127, stava a 128 e ha trascinato il nostro indice. Poi, nel momento in cui le borse si sono girate giù, allora si è girata in parte anche la borsa italiana, che però stamattina per effetto delle banche sta facendo un doppio massimo un po' preoccupante questo 24 lo sente, ma noi in questo momento sentiamo non il fatto che fanno il nuovo governo o non si fa il nuovo governo, che siamo un paese normalizzato. Il Financial Times che dice dovete fare i compiti è un, eh, un megafono di quello che la comunità e l'Unione Europea ci vogliono mettere. Per cui di fronte anche al combinato di un'Italia tutelata non libera, ma siamo sempre un paese ricco di risparmi, di proprietà, di conti, di immobili. E da un lato, il fatto che i tassi di interesse tendano a salire e quindi favorire le banche, che soprattutto quelle europee e italiane hanno solo so da guadagnare da un aumento dei tassi, perché spezzano il circolo perverso che gli conviene andare a prendere soldi in BCE, dove il denaro gli costa meno. Ma hanno poi il problema di pagarlo poco, ma di dover pagare qualche cosa la rimunerazione dei conti senza fare lezioni e portarvi fuori. Normale che in, in, in uno scenario di aumento dei tassi o comunque di recrudescenza, la valuta nostra poi, nel breve, sentire delle vibrazioni negative sull'euro. Siamo intanto siamo andati a 18,52, eh, sì. però sul dollaro. Però in, in generale il nostro governo. Ne guadagna, ne guadagna anche perché oggi il BTP perdeva fino a poco fa meno del Bund. E quindi noi guadagnavamo per il restringimento dello spread. La politica, quando è un essere umano prono a 90 gradi verso chi comanda più di lui, è soltanto un fantoccio. Il resto si decide da altre parti. E il nostro indice, poiché ci sono tante banche, si adegua. La situazione grafica. Cosa vedi? Insomma, tutti vi dicono quel 24.000 che potrebbe da lì essere una volta superato il trampolino di lancio per nuovi massimi oppure almeno. Beh, la situazione grafica è finché non andiamo sotto 24,2, siamo personcine a, Mo a modino, siamo personcine a posto, va tutto bene, è tutto eccezionale, è tutto meraviglioso. Vediamo se trovo la possibilità di impostare un formato, ecco, ti metto. Vai dai, un po', un, po più, un po' più di macchinette strane. Secondo me è una fase distributiva. Cioè, io non voglio anticipare nessuno short, tanto meno voglio utilizzare lo spazio che mi dai, dando segnali, perché vedo troppi colleghi per fare i fenomeni, dare segnali in giro e poi non sapere come giustificare certe brutte operazioni che sono state segnalate e che purtroppo, siccome noi siamo molto seguiti, poi la gente copia pari pari. Segnalo però che... C'è un alleggerimento di forza sulle principali borse che potrebbe dar luogo a qualche deflusso verso il basso. Non vedo ancora trend delle borse tali da potersi girare stabilmente con un'inversione. Ma consiglierei una certa attenzione a continuare a comprare sulla forza perché vorrei anche il tuo parere. Perché non fai il salumiere, con tutto rispetto per i salumieri io sono a dieta, non posso mangiare salumi, ma insomma a me i salmieri sono molto simpatici, ma con tutto rispetto vorrei anche il tuo parere, perché mi sembra di vedere dei trend che su questa linea che tiene in piedi la nostra borsa sono un po' più vicini come prezzi o come candele alla parte bassa, anziché alla parte alta di questo canale, che è qua, e che si vede molto chiaramente, ma se vado a vedere come si stanno sviluppando i grafici, il graficista che è in me dice di stare un po' attento perché siamo sulla parte bassa. Potremmo fare nuovi massimi? Sì, ma la cosa importante è che questa linea di tendenza venga lasciata perché poi, piano piano, la rottura, Boom. in senso proprio di avvicinamento magnetico, come la calamita a queste linee, a me ha fatto vedere tante volte delle cose importantissime Ringrazio Agostino che ha creato questo nuovo neologismo in segnaloidismo. Ritengo che sia veramente un uomo simpaticissimo, penso lo conoscerò presto, perché viene in a effetti Milano, io oltre il, a Milano Agostino, Milano, oltre al tamarrismo e al mio cialtronismo, sono anche ammalato di segnaloidismo. Occhio al gol, occhio al gold. ci fa notare Alberto, siamo sotto 1300, sotto i 1300, eh, attenzione, aveva ragione, attenzione, aveva ragione, attenzione il collega Fabio, attenzione, che aveva Gold sotto oggi. i 1300, attenzione, grazie eh, intanto eh, ad Alberto i, che... I, 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 sì, c'era stato segnalato. Sì, abbiamo parlato del, prima del... Fabio, certo, 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 certo. Anche Beh, vi, fa... vi faccio vedere una figatina, vi faccio vedere, la vuoi vedere sempre utilizzando un neologismo? Una figatina ma bestiale, sì, guarda la latina sì. di Guarda. vedi che sono qui su, dove, su, sul simbolo del gold, questo ormai è una vera e propria macchina da guerra, PG, eh. tac, c'hai il grafico aperto, cioè ti, non hai bisogno di andare a cercarti il grafico da altre parti, ce l'hai direttamente dalla macchina. Apre il grafico quindi faccio... direttamente cliccando sullo strumento, macchina, ah, quindi sullo strumento. Addirittura, addirittura cliccando su queste zone e poi mandare gli ordini al mercato. Non hai più bisogno di vista del mercato. Non hai più bisogno di vista del mercato. Tornando alla vista del mercato gold, beh, eh, siamo stati facili profeti. Certi, certi, certi grafici non abbiamo bisogno di interpretarli. Parlano da soli. Sono, sono, sono grafici che si autoavverano. Sono molto semplici. La rottura è secca. Non comprate molto facilmente questo questo, okay, questo okay. grafico che sta a 1849 mamma mia oggi 49, qua stiamo assistendo parla, parla, a parla. movimenti parla. interessanti interessanti anche eh, grazie c'è un altro che, eh, che, di tutto. che abbiamo, abbiamo cominciato a parlare un altro 015 se ne è fumato adesso occhio perché sulla borsa americana eh, direi che bisogna stare molto 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 molto, molto attenti cioè, questo è ancora un trend stabilmente rialzista, ci mancherebbe altro, i supporti sono ben lontani. Però oggi, ecco, fatevi questa linea multipivot pivot così su questi massimi. E a 6.009, attenzione, attenzione, attenzione. Non sono esatto. d'accordo con quello che dice AABB, il gold debole uterà il mercato azionario, non, non, non sarei dello stesso parere, ma ci voglio riflettere. Vuole Bold, sto Devo, io stavo, io dicono, sto leggendo su Twitter. Sto cercando, cercando di trovare commenti. se c'è qualche tweet di Trump che ne so, che sta portando anche a questa accelerazione del dollaro. E, no. eh, per il momento non mi sembra ha tweetato, ma non credo che sia quello. Eh, ha parlato di negoziati che vanno avanti con la Cina. Eh, ma non eh, vedo. Dax e precipita, ci, fa, ci fanno notare i colleghi. Dax e precipita. Ma ragazzi, se la borsa americana continua a perdere, e sappiamo. Che il DAX si regge solo sul cambio dell'euro. C'è molta gente che vende DAX per tre ordini motivi. Ve li dico tutti e tre: quando si incrementa la volatilità, e la volatilità si sta incrementando perché su delle basi bassissime, bassissime. VStox è partito da meno 1,50 dall'inizio della trasmissione, adesso fa più 1,54. Quali sono gli strumenti che fanno più paura agli investitori? Direte voi: quelli più grossi. Quelli più volati? No, quelli che fanno più male se si muovono. Il DAX è, un, è uno strumento da 325 mila euro di controvalore, cioè fa più male un DAX quando ti va contro di un Eurostox o di un FIB. Cosa fanno gli investitori che monitorano gli istituzionali? Io l'ho fatto questo lavoro, il rapporto rendimento-rischio. Cominciano a levarsi dalle palle gli strumenti che pesano di più, quindi cominciano a vendere più DAX. Perché il DAX è uno strumento che fa fatica, ma chi è che è più spaventato all'incremento di volatilità? I piccoli trader che lavorano ancora con la leva eccessiva, che sono lì a farsi il mazzo all'ESMA, l'ESMA all ci picchia, quando forse l'ESMA picchiandovi vi fa un favore. E chiaramente, dove prendono gli stop più dolorosi? Sullo strumento più tradatto dai trader, che è il DAX, che con le leve a 1 a 400 si fa con 800 euro, hai cioè un conto a 2000 e ti metti a fare il DAX. E il DAX, quando comincia a perdere, guardate come sta scendendo, perde perché sono stop che saltano ai piccoli. Mamma mia, mamma mia, Quindi, stanno... i grossi vendono per ridurre il rischio, i piccoli vendono per ridurre la paura. Tutti vendono, ed è veramente generalizzato 1849 1848 euro dollaro 1298, 1298 il gold. Eh, mamma mia, mamma mia, 2713, eh, anche... 2713, l'S... 2713 l'SP500. Guarda la candela dell'SP500, te li metto in sequenza. Guarda la candela del Dow Jones. Guarda la candela del Nasdaq. Guarda la candela di UK100. Andiamo a vedere che questa, non, non, non era pronta. Perché lui tiene ancora? Perché il dollaro forte fa calare la sterlina e la sterlina tiene in piedi l'UK100, che si alza però all'ultimo momento, e anche lui sta facendo una shooting star. Oggi, secondo me, il, il, la Cassandra lapidaria aveva una fama di gufo, di portatore di, di sfiga allucinante. Forse, forse, forse qualche cosa oggi, nella trasmissione di, di oggi, stiamo cominciando a vedere niente di che. Niente di che, però, insomma, sicuramente stiamo vedendo che stanno toccando dei livelli molto, molto particolari e interessanti. Vedo anche, insomma, da in chat Io sono abituato a stare in chat con i thread La mattina, stamattina, i, i nostri ragazzi in materia del punto club si lamentavano: che palle, che palle, non si muove niente. Che noia, che noia. Tutte <ride> le volte che ho visto i thread a dire che noia, che noia. Io, infatti, ho, sono entrato dentro, l'ho piscato e gli ho detto: state attenti, adesso vi torna la volatilità. Quando meno ve lo aspettate, che gufo. Io quando ho visto il 3%, 3 a me invece il 3% stamattina ho detto aia, aia, oggi potrebbe essere, oggi potrebbe essere, potrebbe essere ancora, vediamo insomma. Eh, giusto riassumendo velocemente a chi si sta collegando adesso stanno comprando dollari tutti vogliono dollaro in questo momento il decennale a questo punto a quanto sta adesso andiamo vado a fare un salto 3.0 eh, è salito oltre 3.0.5 adesso 3.0.4 ecco perché, eh, perché il decennale è il lì. bravo non è il 3% sulla scadenza 20 anni, 30 anni è il 3% sulla scadenza 10 10 anni guardate guardate lì questo grafico eh, sì, quindi eh, c'è stato eh, lo sprint sì, eh. Eh è un trend che era già partito vedete la giornata era cominciata già ampiamente sopra quello che sì, è il sì. 3% Io, giornata un po un po, un, un po strana eh, giusto per aiutarvi se magari non vi, vi interessa andate su questo sito che si chiama trading economics e ci sono tutti i rendimenti degli obbligazionari per ogni anno questo è il 10 anni un, vedete c'è cioè, eh, Cominciano a essere rendimenti cari, cominciano a esserci dei rendimenti, il 10 anni è andato sopra il 3, il 20 anni è sopra il 3, il 30 anni è sopra il 3, adesso chi è che deve arrivare lì vicino? Il 5 anni a 2,89, il 7 anni a 2,96, se questo contagio di 3 va anche sotto le scadenze di 10 anni e comincia a intaccare il 5 e poi si autoalimentano, eh? si autoalimentano queste robe. Assolutamente, assolutamente. Che ricordiamo che il mercato obbligazionario si muove in funzione dei tassi di interesse, inflazione, tutto quello che muove praticamente anche il mondo delle valute. Eh sì, bisogna studiarlo, sì. bisogna studiarlo, assolutamente analizzare, conoscere anche eh, il, il mercato. È, il trading è un'attività difficile ragazzi. Della, e quindi però è simpatico di... ora peccato che non so come eh, il, il collega bb che dice sì ci stiamo toccando <ride> infatti lo stavo vedendo anche io proprio quello no, no, ti, oltre a essere molto tu hai degli, dei, 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 degli amici che ti seguono molto abbonati molto competenti ma anche molto simpatici cioè, rendiamo il trading un po più simpatico che un lavoro no, eh, che puoi... la mia missione è quella rendere ah, no. più leggero questo mondo ah, no. assolutamente no. così pesante momento, della finanza ma com'è il mondo dei trader? madonna mia santa no. siamo noiosi, siamo noiosi, che barba che noia che noi che barba, invece noi facciamo Sander e Raimondo, queste scenette ci divertiamo no, 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 no assolutamente, va bene eh, c'è Andrea che scrive sull'MT4 dove trovo il decennale americano trovi i prezzi, cioè quello che è non so se è sulla piattaforma di Infinox è a disposizione Aspetta. Sai che ce l'avevo da qualche parte. Comunque, vorrei dire, vorrei dire una, una cosa ai colleghi: eh, la piattaforma di Infinox non ha ancora tutti i prodotti che, fra poche settimane, arriveranno. Massimo per l'ITF, grazie anche a quanto Giovanni, che oltre ad essere un bru una brutta persona e anche un grande rompiscatole, ha rotto agli amici di Infinox, eh, arriveranno molti nuovi prodotti in più. Fra cui anche tutti i CFD sui tassi di interesse. L'ho proprio chiesto perché io li voglio. Bene, 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 bene. Li, 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 troverete, li troverete praticamente in anteprima 1,1846 euro-dollaro, eh, 1297, attaccia, 1297, 1297 e poi gold. Guardate un'altra cosa, io faccio un, sal un salto di palo in frasca, dollaro forte su yen. Monitoriamo oggi pomeriggio la situazione delle borse per dollaro yen e suggerisco di guardare questo altro livellino, vedi come sono buffe sterline in questo caso, perché la rottura di questa candela che si è confermata, si è confermata è forza di dollaro e allora dovremo cercare di vedere le borse, ma se dollaro yen rimane qua andiamo a controllare euro su yen. Australia su yen, tutto ciò che gira su yen, perché a questo punto tolto dollaro, molte valute sono negative, perché comunque Australia contro yen perde 0,39, ma Australia contro dollaro perde 0,83, euro contro dollaro perde 0,70, ma Nuova Zelanda contro dollaro, occhio sulle materie prime, occhio sulle materie prime perché, perché sulle materie prime oggi potremmo vediamo se ce l'ho in memoria, se mi sono no, no non, non le ho in memoria qua, ma credo di avere petrolio da qualche parte. Ho 5 minuti per far vedere il petrolio ai colleghi. Sì, no, no, oggi è una sì, trasmissione particolare dollar... speciale. Oggi stiamo assistendo a movimenti interessanti. Oggi, guardate quindi... dollaro index, guardate il dollar index. E questo è il, dollar, è il dollaro su molte valute. Guardate, il dollar index, ha rotto una resistenza importantissima. Andiamo a vedere questa resistenza di dollar index, ingrandiamo anche il grafico, facciamolo vedere un po' ai colleghi meglio, ehi ragazzi! Questo era un dollaro discendente dal 2016, ui 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 ui, tanta roba, eh. Andiamo a vedere dove possiamo intercettarlo, prendiamo questo minimo, colleghiamolo su questo massimo e andiamo a vedere che qui c'è un incrocio X. Signori, attenzione a comprare, a comprare, a comprare le valute contro dollaro. Nell'intraday c'è un eccesso, un rimbalzo ci sta, un rimbalzo esatto. ci sta. Ma di struttura il dollaro sta preparando un rally, però... Quando ci vediamo noi martedì prossimo? Martedì Beh, prossimo martedì appuntamento? Prossimo? Sì, certo, certo. Sì. Martedì, martedì prossimo. Power, sì. Quindi eh, potrebbe essere che Lapidare ha detto la minchiata del secolo. <ride> No, ma ovviamente bisogna poi contestualizzare. Bisogna con... contestualizzare, ovviamente è un'analisi fatta in questo momento, in questo contesto storico, ovviamente è un po' in domani. Qui abbiamo visto abbastanza tweet di Trump che cambia tutta la... Tu ci andavi su Bloomberg negli anni 2000? Eh... Cioè, c'è la BB che dice, la nostalgia di Giovannetti che nel 2000 mi intervistava, io no, nel 2000 no, ero, no, ancora... No, no, ero ancora... Neanche io, no, ancora... Stavo muovendo i primi no, passi, no. io col trading nel 2000, assolutamente ancora io facevo ancora il promotore finanziario e mi illudevo che i fondi comuni fossero lo strumento per risolvere tutti i nostri problemi e poi <ride> c'era Bloomberg Italia all'epoca prima erano due canali finanziari era Bloomberg Italia il canale all news finanziario che però era, Sal troppo... saltò, era, saltò, era... Con saltò con la crisi del, 2000, del 2008 però era un po' troppo monote, non un po' a pallone, cioè, diciamo, con tutto no, il rispetto, vabbè, perché vabbè, era erano... lui in quadratura, no, no, mi... solo uno con il monitor, il televisore accanto e basta, era sempre quella immagine. No, che... no, ma è, cioè, erano due, erano peggio di una lampada votiva di un 2 novembre con tutto il rispetto per chi insomma gestiva era lì però era troppo veramente un grandi professionisti erano grandi professionisti ci mancherebbe altro però era un destino insomma inevitabile la finanza è molto noiosa ragazzi se non la rendiamo un po più e infatti Tia sta accendendo i ceri Tia sta accendendo i ceri se non la rendiamo un po' più simpatica, dovevo andare a cercare il petrolio, l'oro, non l'ho trovato, non trovo il crude, adesso dove ce, ce l'ho, avevo il crude da qualche parte, e eh, non lo trovo, non, non, non trovo il crude che avevo il petrolio, rame, ecco, comunque controlliamo tutta sta roba qua, perché questa è roba grossa, roba importante, dobbiamo... 1,29 USD CAD, 1,29 USD CAD, qualcuno ha anche chiesto prima, ha chiesto. mi sembra Alessio che ha scritto di USD CAD, 1 è 29 eh. dollari, dollari basta toccare i dollari su, su, parte... sulle, sulle materie prime dobbiamo stare estremamente attenti secondo me perché sulle materie prime secondo me oggi rame soprattutto il copper bisogna un po' guardarlo, guardarlo con attenzione perché secondo me infatti rame oggi sta perdendo l'1,15% bene Guarda, bene ti faccio bene Te lo faccio vedere sul mercato ufficiale, dai. Questo è il rame. Se ti piace il rame, rame è CAD venduto e dollaro comprato. Ciccia, ciao. Eccolo là, avete visto. Calma, con non grande attenzione. <ride> Mamma mia, oggi io resterei anche online, vediamo, eh, brava Bloomberg Italia di Luciano Giovannetti, quindi sì. non ricordo neanche... Eh, eh, il tia, non, non tia, tia è molto forte. Dopo Cameron e Trump le minchiate sono ormai legali, solo che loro se le possono permettere, io no. <ride> ecco perché le, le diciamo ridendo fra pochi, a, fra, fra, fra pochi, fra pochi amici. Va bene, va bene, per il momento ci fermiamo qui. Ma i mercati qui attenzione sono da monitorare. Stiamo toccando dei livelli monitorare veramente la... molto, molto, molto importanti. E quindi fate, fate attenzione, come ha detto anche Giovanni, attenzione a entrare contro trend. Ci sta forse nell'intraday, insomma, qualche eh, rimbalzino così, cosa, però fate attenzione sì, perché soprattutto veramente. perché, Guarda, sto guardando la dashboard, vedi che c'è tutto down, 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 strong, down. Però anche se c'è dei panic selling, non ti dice di uscire. Rimane in trend, rimane in trend, rimane in trend. Sto guardando Forex, per esempio, un po' di riduzione sull'euro-dollaro, ma euro-yen rimanere in trend. Cioè, questa è una debolezza da non contrastare più di tanto. Beh, beh, decisamente, d'accordo anche io. Va bene, va bene. Si chiude qui questo appuntamento con eh, Trading Power. Fabio In Extremis dice in tutto questo contesto le criptovalute. Non so, al volo vuoi. Le cripto, l'altro la, giorno, hanno preso una legnata. Però, le cripto nel breve sono strumenti da, da, da guardare, e non toccare. Ne parleremo delle cripto. Parleremo, parleremo. Passa, sì. il passa il futuro lì, ma più sulla tecnologia. Anche se a mio parere delle sciacquate in basso non sono assolutamente da escludere, perché dove c'è volatilità, se la volatilità sai sull'azionario te la vendono anche sugli strumenti volatili. Perfetto, poi c'è Federico che parla del silver. Insomma, va bene, va bene. Davvero. Oggi, davvero sta su, è successo dovremo, un po' di tutto. Dovremmo eh, no, fare fare stare insieme. qui veramente fino alle 8. Esattamente. Quindi davvero molto molto bene. sono proprio trading power come il titolo di questa sì, sì. trasmissione. Eh, ringrazio sì, sì. le tantissime persone collegate. Eh, ovviamente ringrazio anche Giovanni. Eh, giovedì lo potete incontrare dal vivo a Milano. C'è l'evento scrivete a Infinox. Eh, vedete se ci sono ancora dei posti, riuscite a racimolare un posticino. E quindi giovedì c'è questo grande evento, Infinox Grand Tour. Ci sarà Giovanni, ci sarà anche Marco Tosoni, Angelo Ciavarella, tutto lo staff ovviamente di Infinox e con De Signore, Riccardo De Signori che farà da moderatore. E quindi avere un okay. grande appuntamento. e Tra un mese poi ci sarà l'IT Forum, lì saranno proprio tutti insieme. Facciamo una festa tutti insieme a all'IT Forum a Rimini. Che ricordo quest'anno è a giugno, e 14 e 15 giugno. In Milano abbiamo una sorpresa che non diciamo, bisogna okay. anche. Chi vuole questa sorpresa, alzi il culo e venga a Milano. Ecco. Andate a vedere degli eventi che sono veramente delle schifezze totali. Andate a vedere un evento carino. Anche perché non è che gireremo tanto l'Italia quest'anno. Per cui siamo antipatici, lo so. Siamo brutti, marrani, duri, crudi e puri e a volte anche molto scorretti. Ma sono 12 anni che facciamo trading. Venite a rubare un dodicesimo di quello che abbiamo imparato. Potrebbe essere utile, potrebbe, eh, condizionale d'obbligo. Perfetto, va bene grazie, grazie Giovanni, grazie di cuore, alla prossima. Grazie a te, di cuore a te. Arrivederci, arrivederci. A tutti. domani, domani c'è ancora Trading Power. Eh? Mi raccomando, vi aspetto 14 e 15. Grazie, ancora, arrivederci.